Ciao a tutti, io sono Giorgia Fiore, benvenuti nel mio canale. Oggi un video informazione divertente. Parleremo dei 5 nomi che riguardano il fashion che spesso si usano erroneamente. Allora, iniziamo con quello proprio che per me è quasi horror. Che è marca? Allora, in italiano non è esattamente sbagliato utilizzare il titolo marca, però lo sentite che è cacofonico, marca. Una maglietta di questa marca è molto brutto. È più corretto dire marchio. Queste scarpe sono di questo marchio, ma ancora meglio sarebbe, per come oggi viene inteso un marchio, chiamarlo brand. Che differenza c'è fra chiamare marchio e brand? Marchio è esattamente il nome impresso su un'etichetta. Brand invece riguarda tutta il mondo che include quella determinata firma, la tipologia di cliente, la tipologia di comunicazione, quindi perciò è più corretto parlare di brand. Quindi è più corretto dire il brand di questa giacca è. Premettendo che per fare questo video ho fatto una grossa, diciamo, ricerca dei haul in italiano che ci sono qui su YouTube, per poi evincere quali sono le nomenclature sbagliate che spesso si utilizzano o che più confondono. Allora, partiamo bene. Seconda parola, finta pelle. Allora, finta pelle non è errato come termine, però è più corretto parlare di ecopelle. Per ecopelle che cosa si intende? Pelle ecologica, ma non è pelle. Cioè il finish, la texture è come quello della pelle, ma in realtà è plastica. In poche parole, quando parliamo di ecopelle, vegan leather, stiamo parlando di ecopelle, quindi di plastica, o ecopelliccia, quindi plastica, che è fatta in maniera diversa, cioè è paragonabile a un velluto, ma non c'è nessuna fibra, nessun pelo animale utilizzato o nessuna pelle animale utilizzata nei casi di ecopelle e ecopelliccia. Su questo ci tengo perché c'è una grande confusione sul web, e spesso chi ha delle filosofie animaliste tende a travisare l'utilizzo della parola ecopelle o ecopelliccia pensando che sia una pelliccia o una pelle trattata in maniera ecologica. No, l'ecopelle e l'ecopelliccia sono plastica. Terza parola, tessuto glitterato. Allora, tessuto glitterato è giusto solo nel caso in cui ci sia un tessuto e poi ci siano dei glitter o dei Swarovski, delle pietre applicate, ma viene erroneamente usato per chiamare tessuti fatti in lurex. Il lurex è una fibra metallica che quindi dà un aspetto metallico al tessuto, ma non si può chiamare tessuto glitterato perché i glitter sono una cosa, il metallo ne è un'altra, e quindi un tessuto formato da fibre, quindi da fili metallici, non può essere chiamato tessuto glitterato. Per piacere impariamo tutti che si chiama lurex. Ah, ho visto chiamarlo tessuto glitterato a volte anche in caso di paiettato o con applicazioni. No, il tessuto è una cosa, l'applicazione ne è un'altra. Poi nel tempo magari farò, se vi interessa, farò dei video in cui
ci sono delle basi di studio del tessuto per darvi un approfondimento, però ditemi voi se vi può interessare, magari scrivetemelo qui sotto che ci lavoro. Numero 4. Maglia. Chiamare la maglietta la t-shirt maglia. Allora, ci sono delle differenze sostanziali fra una t-shirt, una maglietta e un maglione. Allora, per maglia si intende, correttamente detto, o il nodo che crea il filo di un maglione, quindi la maglia dell'uncinetto, per capirci, la maglia dei ferri, l'insieme di queste maglie, il montaggio di questo tessuto a maglie, crea il maglione, la maglietta, ma chiamare maglia la maglietta non è propriamente corretto, cioè è un po' un termine quasi dialettale, di gergo, che però se si vuole informare, se si vuole usare una parola corretta, questa non lo è. Intendere maglia, un maglione o una maglietta non è il termine corretto. È un po' come si suol dire un gergo, che però non è propriamente corretto. Quindi se si fanno degli urli informativi o comunque se si fa vedere sui social una cosa, usare il termine maglia. Numero 5. Allora, numero 5, riconosco che è un errore molto comune, ma è un errore che tecnicamente è più difficile da capire. Stiamo parlando della parola blazer. Allora, la parola blazer è una parola che esiste, però fra il blazer e una giacca ci sono delle differenze. Questo è diciamo, una differenza molto più di nicchia, molto più per addetti ai lavori, però è giusto ed è corretto che se uno vuole essere informato sia informato anche su questo. Allora, tendenzialmente per giacca si intende la giacca che va sopra il pantalone, quindi il coordinato in linea generale, mentre per blazer si intende quando i due pezzi sono staccati, quindi un jeans e una giacca tendenzialmente si usa il termine blazer. Però c'è una differenza anche di costruzione fra giacca e blazer. Allora, tendenzialmente il blazer è sfoderato e ha la spalla non montata. Non montata vuol dire tecnicamente che non ha quel minimo di curva che presenta qui sull'attaccatura della spalla e il montaggio della manica. Quindi stiamo parlando di due giacche che hanno una costruzione diversa. Allora, la giacca ha una costruzione più sartoriale, quindi è foderata, il montante della spalla è fatto alla maniera sartoriale. Il blazer invece è più considerata la giacca da tempo libero, quindi è sfoderata tendenzialmente, è costruita in maniera molto più semplice, per cui capisco che ci sia questa confusione fra giacca e blazer, ma sono due cose diverse, hanno due nomi diversi, infatti, quindi è giusto che lo sappiate. Numero 6. Numero 6. Allora, il numero 6 è quello un po' più controverso. Perché? Perché spesso sento dire stampa tartan. Allora, tartan tendenzialmente è un tessuto. È un tweed costruito a telaio che tramite l'impostazione a telaio si ottiene questo determinato disegno, che è il disegno tartan, che può avere differenti colori, però rimane un disegno tartan, esattamente come il pied de poule, come il principe di Galles, come in certi casi il gessato, la spina di pesce, vabbè, comunque
tendenzialmente sono cose, tessuti e disegni che di base nascono per delle lavorazioni particolari a telaio, delle trame costruite a telaio che presentano un disegno. E qui ci siamo. A prescindere dal fatto che molti raggruppino in tartan qualsiasi disegno che presenti delle righe orizzontali e verticali, ma non voglio entrare nello specifico, ci sono diversi, cioè ci sono dei canoni da rispettare perché un disegno sia un tartan o sia un principe di Galles o sia un gessato o sia uno scacco, cioè ci sono dei parametri, però non entriamo nello specifico. Parlando in linea generale, molto spesso sento nominare stampa tartan. Allora, quando un tessuto di lana ha dei fili, presenta dei fili che sono dei vari colori che corrispondono al disegno, quello non è più una stampa, quello rappresenta un tessuto tartan, che può essere un tweed, che può essere un frescolà, cioè un disegno tartan, quindi il tessuto diventa tartan. Quando è che il tartan è stampato? Il tartan è stampato quando non sono i fili stessi che sono colorati e che compongono un disegno, ma il filo di base di un unico colore, la stampa viene disegnata. È molto semplice a volte renderci conto, molto semplice spesso renderci conto se un tessuto presenta dei fili colorati o se la stampa è stata applicata e quindi il tessuto è liscio, il filo è dello stesso colore. Certe volte ve ne potete accorgere facendo cosa? Rovesciando il tessuto. Adesso in questo caso non possiamo perché questa giacca è foderata, però io so esattamente che questa giacca è stampata e molto spesso sarà, a meno che non sia una cosa vintage, le stampe adesso più utilizzate sono quelle ad inkjet, quindi in maniera digitale. Immaginatevi una grossa stampante, che non è quella vostra casalinga ovviamente, ma è una grossa grossa stampante che imprime il disegno a passaggio del rullo sul tessuto. Quindi molto spesso vi accorgete con una stampa perché magari il rovescio è bianco o nero o di un altro colore. In quel caso stiamo parlando di stampa. Invece se noi guardando i fili ci rendiamo conto che sono i fili stessi a comporre quel disegno, allora non parliamo più di stampa ma parliamo di tessuto. Spero che con questi piccoli errorini vi posso aver dato delle informazioni in più, aver stimolato la vostra curiosità. Fatemi sapere se qualche argomento di questi trattati, se che potrebbe essere la stampa, che potrebbe essere qualsiasi, diciamo, delle parole che ho utilizzato, se avete bisogno di più specifiche, volete un video a parte, potrebbe essere interessante per me farlo e per voi vederlo. E vi mando un bacio e vi aspetto alla prossima.